Finisce il derby fra Atalanta-Brescia primavera, vince il Brescia 2-0, siamo con mister Saurini del Brescia. Allora mister, una bella gara in controllo, vinta meritatamente. Sì, credo che dal primo minuto abbiamo cercato di fare la partita, di vincere la partita. Credo che il risultato sia un risultato meritato per le occasioni create, per il gioco che abbiamo espresso durante tutti i 90 minuti. Un Brescia bello, soprattutto tatticamente messo bene, vinta la partita soprattutto grazie alla tattica. Sì, ma noi cerchiamo sempre di stare bene in campo, di essere equilibrati, di giocare al calcio, di non buttare mai via la palla. Cerchiamo sempre il fraseggio e cerchiamo sempre di mettere in difficoltà l'avversario sotto l'aspetto del gioco. Oggi ci è riuscito quasi tutto, insomma, abbiamo creato tante occasioni, ci siamo divertiti. E partite così, insomma, riconciliano col calcio. Come giudica il campionato fino a questo momento della primavera? Si poteva fare qualcosina in più, forse, visto anche la prestazione di oggi? Ma sì, noi sicuramente abbiamo meno punti di quelli che meriteremmo, questa è una cosa che ho già ribadito, però il girone d'andata è stato un girone d'andata in sofferenza, abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo perso delle partite che non meritavamo di perdere, e adesso stiamo facendo bene, la nostra squadra è questa, il valore della nostra squadra è questa, poi dopo naturalmente si vorrebbe sempre vincere, ma purtroppo nel calcio non è possibile. Dobbiamo essere contenti perché questi giovani crescono di partita in partita e l'obiettivo principale è la crescita, e oggi si è vista una squadra importante. E invece per quanto riguarda l'ultima parte di campionato, cosa ti aspetti dalla tua squadra? Ma noi cercheremo sempre comunque di giocare come oggi. Noi abbiamo dei concetti che ogni settimana cerchiamo di sviluppare, i nostri concetti sono quelli del possesso palla, di non buttare mai via la palla, di arrivare sempre col gioco e di migliorare i particolari per diventare giocatori di calcio. In questo momento siamo squadra, lo si vede anche quando entriamo in campo, siamo messi bene in campo, riusciamo a giocare sempre, riusciamo sempre ad avere, diciamo, il pallino in mano, e da qui alla fine io chiederò alla mia squadra questo, e alla fine sicuramente facendo così i giovani migliorano.